della palla a mano, una buona serata dal Palapalumbo di Salerno. Atto finale, gara 3, ci si gioca lo scudetto qui a Salerno. Si affrontano Iomi Salerno e Amatori Conversano, ultimi 60 minuti di una stagione lunghissima. Si arriva a gara 3, alla bella, non c'è più possibilità di andare oltre. Chi vince oggi è campione d'Italia della Serie 1 femminile 2013-2014. Incredibile la serie che ha portato a questa gara, due pareggi, una eventualità rarissima nella palla a mano, due pareggi 25-25 in gara 1 proprio qui al Palapalumbo, e poi 20-20 rocambolesco la settimana scorsa al Pala San Giacomo di Conversano, per arrivare qui questa sera a gara 3 per la bella della Serie 1 femminile. Iomi Salerno, Amatori Conversano, il fischio d'inizio arriverà alle 18.30 insieme. Quindi in questi pochi istanti che procedono l'avvio della contesa andiamo a vedere le formazioni delle squadre che scenderanno in campo. La formazione ospite è l'Amatori Conversano in campo con i portieri Martina Giona e Alice Piffer. Le giocatrici sono Arasai Duran, Elena Barani, Laura Rotondo, Marilena Panelli, Stefania Carappa, Rossella. La presentazione: Alice Piffer, Giuse Ganga, Lor Oliveri, Carmen Cacciopoli, Azzurra Lopriore, Ilaria Mastroscianni. Dall'altra parte la Iomi Salerno allenata da Giovanni Nasta, con i portieri Prostner e Jacobello. A seguire Abram e Tati, Belotti, Coppola, Prostner, l'abbiamo già detto come portiere, Diome, Napoletano, Ferrentino, Pavlic, Deniukova, Lauretti, Casale e Brast. Allenatrice del Conversano, Suada Sejmenovic. Sulla panchina di Salerno, mister Giovanni Nasta. Dirigono l'incontro i signori Cosenza e Scavone, delegati della Federazione Italiana Gioco Handball. Signori Mondin e Nasca. Da pochi istanti il fischio d'apertura del match. Abbiamo detto, si è arrivati a questa gara 3 dopo due incredibili pareggi. Tantissimi tifosi presenti qui alla Palapalumbo di Salerno per assistere a questa finalissima. Tanti tifosi ovviamente di casa, ma davvero nutrita la schiera di sostenitori giunti da Conversano, circa 150, per sostenere la formazione pugliese alla sua prima storica finale. Scudetto della Serie 1 femminile, si affrontano Iomi Salerno e Amatori Conversano. Stacca Conversano e incessante il boato del Palapalumbo gremito. Barani, Ganga, Duran aveva provato il servizio, palla subito recuperata da Salerno che attacca. Che oggi gioca per cercare la conquista del suo quarto scudetto, di quello che sarebbe il suo quarto scudetto, prima storica in finale invece per Conversano. Le due formazioni si erano già affrontate nella finale della Coppa Italia nel marzo scorso, vittoria di misura di Salerno. Attaccano proprio le campionesse d'Italia, e Tacchi, Belotti, e Tacchi, il servizio per Coppola, tiro di rigore conquistato da Antonella Coppola. Sono trascorsi poco più di un minuto e 10 secondi sul cronometro. Abram che proverà ad aprire le marcature, Martina Giona è l'estremo difensore di Conversano. Il fischio, il tiro di Abram, la parata di Giona, subito Martina Giona, la parata. Dall'altra parte il tentativo di Rotondo, c'è fallo, il richiamo della coppia arbitrale doveroso dopo pochi istanti di gioco, subito per placare gli animi. Piccolo trotto Conversano che fa girare il pallone, Ganga, Duran, Rotondo, Ganga, Duran, Rotondo ancora, Duran, uno contro uno, il tiro, la palla che finisce fuori, niente, ancora 0-0, sono trascorsi 2 minuti. Attacca Salerno, Belotti,
Ciotti, la palla per il taglio di Diom, c'è fallo, Diom che entra in difesa per sostituire Capitan Coppola che riprende ora subito il suo posto nella fase offensiva di Salerno, che si affida come la posizione di centrale all'esperienza di Avram e Tacchi e Belotti, i terzini Napoletano e Paolic Reali, prossima in porta, Belotti l'uno contro uno, scalare per Pavlik è impreciso, però Pavlik si costruisce comunque un bel tiro, si conquista un tiro di rigore importante, se l'è davvero inventato questo tiro, e la gol annullato però a Belotti, ha messo invasione, ha mosso il piede sulla linea dei 7 metri, dunque nulla di fatto, sempre 0-0. Siamo al minuto 3 di gioco qui alla Pala Palumbo. Ganga con Bersano avanti, Duran, poi Rotondo, Ganga, la palla che arriva a Rotondo, il palleggio, Rotondo prova lei, c'è fallo però di Om, 9 metri, sempre 0-0. Ganga, Duran come terzino sinistro, Giusy Ganga al centrale, Rotondo che non sfrutta però il taglio, il blocco anzi di Carappa, Barani si ribatte dai 9 metri, Ganga è sola, Ganga sui 6 metri in vantaggio, il primo della partita è firmato Giusy Ganga, 1-0 dopo 3 minuti e 40 secondi giocati, Giusy Ganga realizza la rete dell'1-0 con Bersano. E ora Salerno che deve reagire, sospinta ovviamente dal calorosissimo pubblico di casa. Belotti, Avram, il palleggio, Avram, poi Belotti, e Tagli prova l'uno contro uno su Ganga che fa buona guardia, non si passa da quelle parti. Ancora imbattuta in questa partita, Martina Giona. Sono passati più di 5 minuti. È il tiro della palla che finisce fuori, aveva tentato Estati, aveva tutto lo spazio per mirare meglio, palla fuori misura, tiro che finisce fuori, sempre 1-0 in favore di Conversano, l'unico gol della partita realizzato da Giusy Ganga. L'offensiva Rotondo, c'è fallo ancora su di lei, 9 metri. Barani, Duran, Ganga, Duran, poi Rotondo, lo scalare per Oliveri para Brusner, nulla di fatto per Conversano che però continua a condurre 1-0, gol di Giusy Ganga, Belotti, Belotti, il tiro, Belotti, il pareggio di Armenia, Belotti, il terzino di nazionalità argentina che va a pareggiare 1-1, 5 secondi, 5 minuti e 14 secondi giocati in questo primo tempo, gara 3 di finale scudetto. Amatori Conversano, ospite della Novi Salerno. Ganga, Rotondo, tira il pallone, Ganga, Rotondo, Duran che lascia il pallone, prova Rotondo, aveva provato l'elevazione. È stato il fallo di Avram. Fermo il tempo. Vicina al tavolo il direttore di gara ad a dire qualcosa a Nasta sulla panchina, forse c'è un viene invitato il pubblico di Salerno, forse c'era un fischietto tra gli spalti che interferiva con quello dei direttori di gara, si riparte, rischia di perdere il pallone qui Conversano, Duran si alza il braccio del passivo, Barani, vediamo lei, Barani, Barani, il fallo, 1-1 sotto passivo, Conversano che dovrà concludere dai 9 metri, ci proverà Arasai Duran, Duran si alza, lei il tiro e la gol, Arasai Duran, 2-1 di nuovo in vantaggio Conversano. Mancano 23 minuti e 40 secondi al fischio di metà tempo, si gioca da
poco meno di 7 minuti. Avanti c'è proprio Salerno e Tacchi, la penetrazione tentata da Belotti, c'è fallo di Duran, 9 metri, sempre 2-1 in favore di Conversano il risultato. Belotti, 1 contro 1, Belotti era entrata bene sulla linea dei 6 metri, era stato comunque precedente al tiro il fischio del direttore di gara, dunque 9 metri, deve ricominciare da capo Salerno. Belotti, Abram, l'incrocio con Entacchi, poi Abram verso il pallone, Conversano lo riconquista, Ganga cerca la velocità, Ganga allarga per Rotondo, l'uno contro uno, Rotondo sui 6 metri, il gol di Rotondo, 3-1 Conversano, quando stiamo per giungere all'ottavo minuto, Conversano passa avanti sul più 2, 3-1 il punteggio. Che tenta l'offensiva e Tacchi nella sua elevazione sotto contatto, la caparbietà di Radica Tacchi che batte Giona ed è il gol del 3-2, torna sul meno 1 la squadra padrone di casa, Yomi Salerno. Ganga trova Barani, poi Duran, il palo, mamma mia che bel passaggio di Barani a liberare Duran. Tutta l'esperienza in questa frangetta della pivot di Conversano, il capitano della nazionale, giocatrice di mille battaglie nelle finali scudetto, tutta la sua esperienza da davvero Elena Barani. C'è Salerno che prova con Belotti, tiro, la parata di Giona che poi lancia il contropiede direttamente da terra, proprio Barani, Barani si alza e il gol di Barani, 4-2 Conversano, Elena Barani 4-2, 9 minuti sul cronometro del primo tempo, gara 3 di finale scudetto Serie 1 femminile. Prova Salerno l'offensiva e Tacchi tra le migliori delle sue fino ad ora, Belotti, Abram, Belotti, il palleggio, Belotti e Tacchi, il tentativo centrale para Giona che devia fuori, troppo centrale il tiro di Giona, di e Tacchi parato da Giona, 4-2 sempre. Ganga, Conversano in attacco, il pallone perso però è fuori misura il passaggio per Rotondo, allora Prostner che rimette subito in gioco, Napoletano ha parato, Giona ha parato, Martina Giona, 4-2, sempre più 2, Conversano, Martina Giona sugli scudi, come del resto era stato anche nella partita in gara 2 a Conversano, grandissima partita alla Pana San Giacomo, non era bastato però a Conversano per andare a vincere, e ora gara 3 che si preannuncia davvero equilibrata e bellissima, tutta da seguire, passivo Conversano che deve andare al tiro, Barani il piede e c'è un cartellino giallo per Abram per aver toccato con il piede il pallone, il servizio di Barani, aveva provato a liberare Oliveri, naturalmente si annulla il passivo, si continua a giocare, Conversano può attaccare, Ganga la sua finta, Ganga, Ganga, c'è fallo, 4-2, Conversano sulla Yomi Salerno, Ganga l'incrocio per Duran, poi ancora un errore di Duran però al passaggio, non ci arriva Rotondo, palla persa, allora Pavlik per Salerno che però deve ricominciare su attacco schierato, Belotti, vediamo se perde il pallone, no, c'era stato fallo in precedenza
e il time out richiesto dalla panchina di Salerno. Mister Giovanni Nasta vuole parlarci sul 4-2, poco meno di 12 minuti giocati. Il minuto canonico classico di time out lo aveva richiesto mister Giovanni Nasta sulla panchina di Salerno per parlarci su un po' in difficoltà soprattutto in attacco. Squadra campione d'Italia, solo due reti segnate dopo 11 minuti e poco più, 4 invece i gol di Conversano che conduce 4-2 appunto. Primo tempo di gara 3, finale scudetto, entrata Natalia Piniukova come terzino sinistro di Salerno, è uscita Ettachi, il tiro e il gol di Belotti, Aurelia Belotti, la rete del 4-3, il gol di Belotti molto bello in velocità, senza elevazione, tiro in corsa e il gol del 4-3 naturalmente tiene apertissima la partita, ma del resto non poteva essere altrimenti, è una finale scudetto, è gara 3, l'abbiamo detto, vi si arriva dopo due incredibili pareggi in gara 1 e gara 2. Ganga per Conversano, rotondo il fallo di Diom. Riprende il gioco Duran, poi Ganga, il servizio per Rotondo, vediamo Rotondo a spazio, legge bene però l'azione, Prostner che para il contropiede napoletano, vediamo se si prende il tiro, toccata napoletano, tiro dai 7 metri conquistato dalla Ioni Salerno, il fallo è di Giusy Ganga che viene ammonita, tiro di rigore conquistato da Salerno, padrone di casa che ha la possibilità ora di agganciare Conversano e Tacchi dalla linea dei 7 metri, sempre Martina Giola che proverà ad opporsi, la finta di Attacchi e Tacchi, il tiro e il gol, 4-4, pareggio della Ioni Salerno, parità 4-4, Conversano subito cerca l'offensiva, Duran, il taglio di Canappa come in posizione di doppio pilot, Ganga, Ganga, Rotondo, vediamo in palleggio, Rotondo lascia il pallone per Duran, se lasciano giocare gli arbitri, vediamo se si alza il braccio del passivo, Duran, Ganga, Ganga il tiro, c'è fallo e c'è un cartellino giallo per Belotti, ma non sono trascorsi 14 minuti di gioco del primo tempo, gara 3 di finale, scudetto Serie 1 femminile. Ganga per Conversano, Duran dai 6 metri, Duran il tiro, ostacolata, c'è fallo, tiro di rigore conquistato da Conversano adesso. Sostituzione nelle fila di Salerno, Monica Prustner lascia spazio a Martina Iacovello tra i pali. Arasai Duran dalla linea dei 7 metri per Conversano, proverà a realizzare questo tiro di rigore. Tutto pronto, Duran, la finta, il gol di Conversano, 5-4, tornano avanti le pugliesi, allora vai Duran, non sbaglia, alla linea dei... Stiamo per giungere al quarto d'ora di gioco, primo tempo della finale scudetto fra Belotti, l'incrocio, Biniukova si alza! C'è stato il tocco del muro, il pallone è finito fuori ma ha toccato il muro di Conversano, dunque tiro d'angolo, rimette in gioco napoletano, Biniukova
Avram, il palleggio Avram, poi scarica per Belotti che prova a scalare, a liberare Entachi. Non c'è fallo, si gioca Belotti e adesso il fallo c'è. E di Duran, ma buona la difesa di Conversano adesso. Vinicova, uno contro uno, Vinicova si alza, la parata di Duran e poi Napoletano e sbaglia perché ha parato ancora Martina Giona. Sempre lei, due volte in questa azione, Martina Giona, che difende il vantaggio di Conversano 5-4, abbiamo superato il quarto d'ora. 15:30 giocati per la precisione, Ganga può scalare per Oliveri, molto molto bella questa azione di Conversano, c'è un tiro dai 7 metri, 2 minuti per Napoletano che ha toccato Oliveri al tiro, sarà distratta Pino Napoletano, bella l'azione costruita da Conversano, tiro di rigore, di nuovo Arasai Duran, stavolta il portiere Monica Prustner aveva segnato poco fa, proprio il terzino cubano, la sua pinta, Duran, il tiro è battuto anche Prustner, torna sul più 2 Conversano, 6-4, quando siamo al 16° minuto, si alza in panchina ed entra Pavlik, lascia spazio alla compagna Antonella Coppola, è in inferiorità numerica Salerno, Vinicova, Entachi, la sua penetrazione, il tiro, ha parato Giona ma c'è stato il fallo di Barani. Si riparte Pavlik, poi Belotti, eccola, Belotti, gol! Belotti liberata sulla linea dei 6 metri, si arrabbia giustamente Barani con le compagne perché in superiorità numerica va a segnare in posizione di pivot Amelia Belotti, vediamo Oliveri a spazio, Oliveri 7-5, subito si rifà dell'errore difensivo Conversano che non sbaglia e torna avanti sul più 2, 7-5, 17° minuto di gioco del primo tempo. Pavlik e Taki, poi il tentativo di Belotti, c'è fallo di Duran, sempre 7-5 in favore di Conversano il risultato. Avram, Belotti e Taki, la sua finta e Taki, il tiro, c'è fallo, andata a concludere bene Rafika Entachi, toccato il braccio, fermato il tempo perché ha bisogno probabilmente dell'intervento dello staff medico della Iomi Salerno. Rafika Entachi è rimasta a terra, colpo al braccio per lei, sempre 7-5, 12-28 alla fine del primo tempo, gara 3 di finale scudetto tra Iomi Salerno e Amatori Conversano. Si è rialzata Entachi, richiesta ora la pulizia del 40-20 del Palapalumbo. Si riparte Belotti, Vinicova, Entachi, torna in parità numerica Salerno che è rientrata Celia Prast, giocatrice altoatesina, giovanissima, militato anche nella nazionale Under 20 alle ultime qualificazioni mondiali dell'aprile scorso. Sono tante naturalmente le giocatrici azzurre in campo.
Vediamo, Oliveri prova a prendersi il tiro, perde il pallone, lo recupera Prest. E Tacchi in palleggio, e Tacchi, poi Avram, Belotti, il suo tentativo, Belotti, Prest si prende il tiro sul primo palo, battuta Martina Arzana, il Riollo del 7-5. Ingresso felicissimo di partita per Celia Prest. Subito recupera un pallone e trova il gol del 7-6, torna sul meno 1 Salerno, è sempre con Bersano a condurre. 19° minuto del primo tempo, con Bersano, con Rotondo, prova a liberare Carappa sulla linea dei 6 metri, c'è fallo però, 9 metri, rimette in gioco il pallone, Barani, Rotondo, c'è una marcatura quasi a uomo su Duran, la spinta di Avram su Barani. Si gioca Duran, Rotondo, Rotondo, la sua finta, bene la penetrazione di Rotondo, altrettanto positiva la difesa di Cadi Diom. Il passivo, deve tirare Duran, aveva concluso la parata però di Prustner, ancora palla in conversano, Barani, Duran, Rotondo, Barani, poi Duran, Ganga, Duran, e c'è il fallo in attacco fiscato a conversano. Salerno che torna in possesso di palla, 20 minuti di gioco del primo tempo, 7-6 in favore di conversano. Torna in attacco la formazione campione d'Italia, Vinyukova, Belotti, Avram che prova a liberare Vinyukova al tiro, Belotti, poi Etaki si prende lei il tiro, ha parato Giona, stavolta fa buona guardia sul primo palo dove era stata battuta poco fa da Prasto, poi Ganga, vediamo il tentativo, c'è fallo sui 7 metri, si ripartirà dai 9 dalla linea tratteggiata dove rimette in gioco Barani, Ganga, poi prova l'uno contro uno, Rotondo, Oliveri fa ripartire l'azione, Oliveri, Oliveri ancora ben servita da Duran, vediamo, Carappa il tiro, si abbassa e para Prusner, data quasi a memoria Prusner, ho telefonato in effetti, il tiro di Carappa, aveva il braccio basso, dunque ha letto bene la situazione di gioco, Monica Prusner, portiere della nazionale e di Salerno naturalmente, è proprio Salerno che attacca adesso. C'è il fallo su Etaki, Avram, Vinyukova, Avram, c'è il fallo, l'attacco schierato ancora Salerno, è bello il servizio, è il gol di Belotti, liberata la perfezione da Etaki, 7-7, ha pareggiato Salerno, e attenzione conversano subito con Oliveri, c'è fallo, tiro di rigore conquistato da Lor Oliveri, il rigore per il fallo di Prast su Oliveri, e Duran che proverà ora a riportare il vantaggio conversano, il gol di Arasai Duran, 8-7, il vantaggio, il nuovo vantaggio di conversano. Sono trascorsi 28 minuti e 20 secondi, naturalmente sono 22 minuti e c'è il gol di Natalia Vinyukova, grandissima rete questa di Vinyukova, un gran gol per l'8-8, davvero molto bello il tiro e la conclusione di Natalia Vinyukova, palla sotto la traversa. Siamo verso lo scoccale del 23° minuto del primo tempo, 8-8, perfetta parità tra Salerno e conversano, come del resto era stato anche in gara 1 e gara 2 di finale scudetto. Rotondo, c'è il fallo su Barani, 9 metri, Barani, Duran,
Chiarappa rotondo, prova l'uno contro uno, difende benissimo Belotti, frontale, pulito il suo intervento. Marani, c'è il passivo, deve tirare e il time out richiesto proprio da Suada Sejmenović sulla panchina di Conversano. 6 minuti e 33 secondi alla fine del primo tempo, poche reti, 8-8 tra Salerno e Conversano, gara 3 di finale scudetto, time out per la panchina di Conversano e naturalmente anche per quella di Salerno. Pronto per la ripresa del gioco, 9 metri in favore di Conversano che rimetterà in gioco. Ganga il tiro, era sotto passivo, c'è stato il muro, ancora passivo, deve ancora tirare, ha provato Oliveri, palla che è finita fuori, 8-8, nulla di fatto. Ce l'andiamo verso il 24esimo minuto, Viniukova il tiro, ha parato Giona, ha parato Martina Giona, sempre perfetta parità, 8-8. Ancora da giocare, 6 minuti, il fallo. C'era stata la parata di Prustner, poi aveva provato a recuperare il pallone Barani, nulla di fatto, però invasione di Barani. Riparte Salerno. Ancora 5 minuti e 30 secondi da giocare di questo primo tempo, Maioli Salerno e Amatori Conversano, finale scudetto, gara 3, Serie 1 femminile, palla persa da Salerno, la riconquista Conversano, Barani perché la velocità ora, Conversano Chiarappa il palleggio, poi infrazione di Bassi, ancora un altro pallone perso, tanti errori in questo frangente da una parte e dall'altra. Prova a ragionare ora Salerno con Abraham a dettare i tempi e Diom ora il terzino sinistro, cadi Diom, il fallo di Abraham, di Ganga su Abraham. Il tentativo ancora Diom, poi Prast, totalmente fuori misura il suo passaggio, il pallone che finisce direttamente fuori, sarà trovata coperta Prastel sul passaggio più comodo, quello a Diom, allora ha dovuto tentare un lancio lungo, però fuori misura, nulla di fatto, 8-8 sempre. Se n'è andato anche il 25esimo minuto del primo tempo, ne mancano 4 alla fine. Barani, il suo tiro, Barani, c'è il rigore e anche qui tutta l'esperienza di Barani, conquista davvero un rigore con astuzia, si è girata bene, è andata a concludere, c'è stato il fallo di Belotti, allora dai 7 metri va a Rabaidura, un tiratore infallibile, il tiro ha parato Prostner che ha toccato deviando sul palo, 8-8 ancora, è
e dall'altra parte c'è Salerno che però perde il pallone. Duran, vediamo il lancio, poi Oliveri sbaglia anche lei e c'è il pallone assegnato a Conversano. L'ultimo tocco era stato delle giocatrici salernitane. Si gioca, palla a Conversano, rotondo, Ganga, Duran, Ganga, rotondo, prova Ganga la penetrazione, c'è fallo di Coppola. Ultimi 3 minuti, 8-8 il punteggio, rotondo, il fallo ancora di Belotti. Duran, Ganga, si alza il braccio del passivo, c'è ancora un fallo, deve tirare adesso Conversano, vediamo se andrà a concludere Duran come al solito. Sì, si alza lei, Ganga, Ganga, spazio, Ganga, la parata di Prostren, aveva provato la mossa a sorpresa Duran alzandosi, attirando il muro, l'attenzione del muro e poi scaricando su Ganga che però dai 9 metri si è fatta parare il tiro. 8-8 sempre il risultato, siamo negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo tra Conversano e Salerno. Viniukova, suo tentativo, Viniukova ancora, poi Belotti, Coppola, prova la penetrazione, scarica su Attacchi, Attacchi, c'è fallo di Ganga. Minuto e 43 alla fine del primo tempo, naturalmente Coppola ha trovato bene lo spazio sulla linea dai 6 metri, tiro di rigore. Si è arrabbiata Barani con Chiarappa per non aver chiuso al meglio e in effetti Coppola ha ricevuto un pallone difficilissimo dove la difesa di Conversano sembrava ben chiusa. Rigore e Tacchi, il gol tra le gambe. Nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, è il primo vantaggio di Salerno dopo 29 minuti di gioco. 9 metri adesso Conversano che si trova a dover rincorrere dopo aver condotto per tanti tratti in questa prima frazione di gioco. Ultimi 40 secondi, il pallone perso da Duran che non è riuscito a concludere. 35 secondi, con ogni probabilità l'ultimo attacco sarà tutto nelle mani di Salerno. Belotti, la sua penetrazione, la parata di Giona, il contropiede, vediamo la rimessa, prova Duran, c'è fallo, c'è 2 minuti per Diom, la sua trattenuta, passa il tempo, ultimi 12 secondi, è stato il fallo di Diom che ha trattenuto. Ganga al tiro, superiorità numerica per Conversano, 8 secondi da giocare del primo tempo, 9-8 il risultato in favore di Salerno. Ma Conversano ora ha la possibilità di costruire il tiro del possibile pareggio questi ultimi 8 secondi. Ganga, Barani, Ganga, il tiro e il pareggio! Giusi, Ganga, il pareggio, bella combinazione con Barani. Finisce qui il primo tempo, 9-9, perfetta parità tra Conversano e Salerno. Torniamo naturalmente fra pochissimo su fgh.it, il tempo dell'intervallo e poi il secondo tempo di gara 3, finale scudetto, Iomi Salerno, amatori Conversano, gara 3, chi vince oggi è campione d'Italia.
È tutto pronto qui dal Palapalumbo di Salerno, 9-9 tra Salerno e Conversano, gara 3 di finale scudetto. Ultimi 30 minuti per assegnare il titolo di squadra campione d'Italia 2013-2014 nella Serie 1 femminile. Perfetta parità dopo la parità che c'era stata allo stesso modo in gara 1 e gara 2, 25-25 in gara 1. Nella seconda partita 20-20 alla Pala San Giacomo di Conversano. Adesso attacca Salerno con Ettachi che tenta la penetrazione, c'è il tiro di Napoletano, il pallone che finisce sull'esterno della rete, 9-9 sempre. Ricordiamo che in caso di parità, trattandosi di gara 3 alla fine dei 60 minuti, abbiamo detto in caso di parità altri due tempi supplementari da 5 minuti, in caso di ulteriore pareggio i due tempi da 5 minuti si ripeterebbero di nuovo nuovamente, e poi in caso di ancora ulteriore pareggio tiri di rigore. Salerno adesso ad attaccare con Belotti, poi Ettachi, il tentativo vincente, radica Ettachi, nuovo vantaggio di Salerno, 10-9 il risultato quando sono trascorsi due minuti del secondo tempo. È tornata avanti Salerno, 10-9, il gol è firmato Rafika Ettachi, entrata azzurra lo priore come alla sinistra. Conversano ha tentato ora il tiro Ganga, c'è stato il fallo, palla che è terminata alta, ma fallo comunque in favore della formazione pugliese che attacca con Duran, Ganga, lo priore, Ganga, poi rotondo, scalare per Oliveri che arriva in velocità, toccata in fase di tiro, conquistato il rigore da Lor Oliveri, il rigore del possibile pareggio, ricordiamo il risultato 10-9. Conduce Salerno, Duran dalla linea dei 7 metri contro Monica Prostner, la parata di Prostner, ha parato Monica Prostner, 19 ancora dunque, torna Salerno a condurre, era avanti, era stato avanti solo in un frangente durante il primo tempo, la formazione campione d'Italia alla 29esima, il primo vantaggio sul 9-8, adesso 10-9, gol di Ettachi, ha aperto le danze in questo secondo tempo, è proprio Rafika Ettachi, che gran gol, che bordata, è arrivata in velocità e adesso Salerno prova ad allungare, 11-9 con Ettachi ancora. Conversano con Ganga, poi rotondo, Ganga, Duran, la penetrazione di Ganga, rotondo, ha tentato il tiro, è stata spinta, era sulla linea dei 6 metri, giusto questo tiro dai 7 metri, segnato dalla coppia arbitrale Cosenza e Schiavone, proverà a pareggiare Giusi Ganga, appena parato il rigore, Prostner, ne para un altro, incredibile la parata di Monica Prostner, tutta la sua classe, era stata decisiva l'anno scorso il finale scudetto dai 7 metri contro Sassari, l'ultima parata importantissima su Onnis, e adesso ancora due rigori parati dopo quello del primo tempo, due minuti per parare intanto in attacco, bordato di fischi per Barani che lascia il campo, superiorità numerica per Salerno che conduce sull'11-9. Massimo vantaggio delle campionesse d'Italia adesso, 12-9, è richiesto il tempo ed è richiesta la pulizia del 40-20 del Palapalumbo, si alza il boato del Palapalumbo, dei sostenitori
attaccare adesso con Versano, rotondo, libera Oliveri, il tiro ha parato Prusner, ha parato Prusner, Monica Prusner sugli scudi adesso, Prusner. E allora dall'altra parte ancora Avram, aveva tentato la conclusione, c'è stato il fallo di Duran. Come ala sinistra Casale con il numero 25, ala sinistra di Salerno, Laura Casale. È ripreso il gioco, 12-9 in favore di Salerno, il risultato. Attaccano proprio le salernitane, ha parato però Giona su Belotti, cerca la velocità con Versano, rotondo, c'è lo sfondamento, fischiato a rotondo, attenzione, vediamo adesso se Salerno prova, riesce ad allungare ancora il tiro di Attaghi, palla che finisce sul fondo, conversano adesso in velocità, Ganga, Ganga, ma lei, Ganga, il tiro a palo, è il palo, nulla di fatto, ancora palo, fase velocissima della partita, non cambia il risultato, 12 Salerno, 9 conversano. Quando sono trascorsi 35 minuti e mezzo, la parata di Giona su Pavlik, se ne sta andando anche il 35esimo minuto del secondo tempo. Ganga, lo priore, poi Ganga, rotondo, la marcatura uomo di Coppola su Duran che va come pivot, rientra però Barani, torna in parità numerica con Versano, Duran si conquista questo tiro di rigore, si è girata molto bene, ha sfruttato il fisico Arasai, Duran si è conquistato il tiro dai 7 metri. Rotondo contro Prusner, ne ha già parati due Prusner, ha parato anche questo, ma rotondo ancora e palla fuori, Prusner super. Va Monica Prusner, secondo tempo, tre rigori tirati da Conversano, tre parate di Prusner. Questi sono errori che in una finale scudetto possono pesare, sono proprio tre le reti che distanziano le due squadre, la penetrazione di Avram e il rigore dall'altra parte adesso è a favore di Salerno, 12-9 sempre il punteggio, conducono le campionesse d'Italia in carica. Belotti che proverà a incrementare il vantaggio di Salerno, la finta, Belotti, Belotti e gol, Amelia Belotti, 13-9. Oliveri dall'altra parte, 13-9 il time out richiesto da Suad Sejmenović che deve bloccare ora il break di Salerno. 4-0 il break delle salernitane, 13-9. Sono passati 7 minuti e mezzo di questo secondo tempo, non ha ancora segnato Conversano ed è stata costretta a parlarci su mister Suad Sejmenović. Rientrano in campo dopo il time out, adesso è
Conversano dover recuperare quello che è il vantaggio più importante della partita, perché mai nessuna delle due squadre fino ad ora era stata avanti di 4 reti. C'è riuscita ora Salerno con un break in apertura di ripresa, 13-9, attacca Conversano. Ganga, Duran, i fischi del pubblico salernitano. Ganga, il fallo di Belotti. Ganga, Rotondo, prova la sua finta, Rotondo si alza, il tiro, Beppardo che rimbalza davanti ai piedi di Puglia e finisce in rete. Si sblocca finalmente Conversano, 13-10 ora, sul meno 3 le pugliesi. Quando siamo giunti al minuto 38 complessivo di gioco, Salerno, Viniukova, Pavlik, poi Viniukova, Pavlik ha spazio per tirare, Pavlik toccata al tiro, altro tiro di rigore conquistato da Salerno. Ancora Belotti, ancora Giona, si ripete il duello e lo sbaglia Elia Belotti. 14 Salerno, 10 Conversano. Mancano 21 minuti alla fine della contesa, gara 3 di finale scudetto. Si dice oggi è campione d'Italia. È uscita e tag intanto, dall'altra parte Oliveri ha provato il tiro, c'è fallo, palla che finisce fuori. Dicevamo che Taki ha abbandonato il campo di gioco e ora viene assistita dai medici della IOMI Salerno. Intanto Viniukova, il fallo su Abram, sta cercando di gestire al meglio le rotazioni sul campo mister Giovanni Nasta. Affida invece a quella che in qualche modo è la vecchia guardia, mister Suada Sejmenovic. Il tiro di Viniukova parato con l'aiuto del muro. Giona, nella seconda fase di Conversano, toppata bene da Belotti però. Ganga, Duran, 14-10 risultato in favore di Salerno. Ganga, Duran, poi si alza Rotondo, vola Rotondo e batte Prustler, 14-11, torna sul meno 3 Conversano. 14-11 il risultato parziale. Sono trascorsi 11 minuti dal secondo tempo, la parata di Giona su Belotti, il pallone che rimane lì, da Belotti a commettere invasione. Vediamo se Conversano accelera, il pallone perso da Ganga però, che ha forzato un po' il passaggio, poteva forse guadagnare un fallo e ripartire con calma. Nulla di fatto però per Conversano, palla persa, costituzione intanto nella fila di Salerno. Esce Amelia Belotti, entra Rafika Itachi. Richiesta la pulizia del campo, del palapalumbo, qui dai direttori di gara, Cosenza e Schiavone. 14-11 sempre il risultato in favore di Salerno, che attacca Avram, Viniukova e Taki appena rientrata. Viniukova, Avram e Taki, poi Viniukova al pallone di ritorno, lo scalare, vediamo Casale, ha tentato il tiro, c'è stata però la parata di Giona. Rotondo chiama il pallone superiore, non la vedono però le compagne, allora Duran, c'è fallo su di lei però. Conversano attacca, 14-11,
Duran entra lei bene, la parata e c'è tiro di rigore però, perché ha tirato sotto contatto, era arrivata sui 6 metri. Arasai Duran, tiro di rigore, sostituzione intanto della tira di Conversano, entrata Panello, il tiro, il rigore, il gol, finalmente rompe il sortileggio dalla linea dei 7 metri. Arasai Duran che batte Brewster 14-12, dicevamo, entrata Panelli per far rifiatare Ganga, il centrale di Salerno, di Conversano, ed è Salerno che attacca invece. Pavlik e Tachi, sua penetrazione, poi il pallone è riconquistato da Conversano, Duran il contropiede, Duran il tiro e il gol. Arasai Duran 14-13, adesso è tornata sul meno 1 Conversano, 14 Salerno, 13 Conversano, 43esimo minuto. Provato, nulla di fatto però, la palla ancora persa da Salerno, la velocità di Rotondo, la parata di Brewster, riconquista il pallone Pavlik che scarica poi sul napoletano Avram, in palleggio Avram alza la testa, calma il gioco Laura Avram, 14-13 ancora. Viniukova e Tachi, Viniukova si alza molto bene, ha trovato lo spazio Natalia Viniukova, 15-13, torna sul P2 Ayomi Salerno, campione d'Italia, il gol di Natalia Viniukova, terzino sinistro di nazionalità russa, il primo anno nel campionato italiano. Sentite, è incessante il boato del Palapalumbo, naturalmente stracollo, gremito per questa gara 3 di finale scudetto femminile. Barani, Rotondo, il sottomano, molto bello, davvero un bel gol, il sottomano di Rotondo che sorprende Brewster, 15-14, quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di questa finale scudetto. Lo ripetiamo, chi vince oggi è campione d'Italia. Il tentativo di Belotti, c'è fallo. Metri Belotti, Viniukova, Belotti ha tentato e c'è il tiro di rigore conquistato da Salerno. Proverà a trasformare confusione nel 16° gol di Salerno, Rafika e Tachi, tutto pronto, il fischio e Tachi e il gol di Rafika e Tachi, 16-14, il risultato in favore di Salerno. Rotondo, poi c'è fallo di Tachi, rimette in gioco Barani. Rotondo, scavare per Lobriore che si prende il tiro sul primo palo, palla che finisce fuori sull'esterno della rete, nulla di fatto, perde il pallone Conversano, lo riconquista invece Salerno che attacca, non attacchi Belotti, fortunata qui Belotti, pallone per ancora, tiri di rigore.
avanti, li rimette in gioco Duran. Tentativo di Duran, buona la difesa di Belotti, si è alzato il braccio del passivo, deve tirare con Bersano. Duran, la penetrazione, Duran, infrazione di passi, palla persa da Duran e da Conversano, e naturalmente in tutta calma ora Salerno che può contare su un vantaggio di tre reti importante quando mancano 13 minuti alla fine del primo tempo. Belotti nel secondo tempo, Belotti, Amelia Belotti, 18-14, il gol del 9+4. Erano 12 minuti e 45 secondi alla fine di questa bellissima finale scudetto tra Salerno e Conversano. Si alza Rotondo, fuori il suo tiro, 18-14 sempre in favore di Salerno. Giona Carappa recupera il pallone, lo passa a Duran, c'è fallo, riparte con Bersano, Rotondo, Duran, l'uno contro uno, Duran prova a scaricare su Barani, braccata però da Avram e Viniukova, non si passa, sempre 18-14, 11 minuti e 45 alla fine. Propriore, Ganga, Rotondo, Ganga, Barani, scarica per Rotondo, poi Oliveri si prende lei il tiro, ha parato Prustner, il pallone è perso, ancora lo riconquista Salerno. Pavlik, l'attacco del possibile più 5, 18-14, lo ripetiamo, per Salerno, Viniukova, vediamo Barani che però si va a riconquistare il pallone, attenzione, la palla è lì, Barani resta a terra, e Salerno in velocità, il tiro e il gol di Belotti, attenzione, attenzione, la rete di Belotti, 19-14 ora, il gol di Amelia Belotti, nuovo massimo vantaggio. Il nuovo massimo vantaggio di Salerno, mentre è rimasta a terra Elena Barani nello scontro di gioco precedente. 19-14 il risultato. Mancano 10 minuti e 52 secondi alla fine. Va
dalla linea dei 7 metri Arasai Duran. Duran, il tiro, il gol! Arasai Duran, 19-15, meno 4. Sempre Salerno a condurre. Mancano 10 minuti e 11 secondi. È entrata Brast come centrale. Questa inferiorità numerica di Salerno, Pavlik. Brast, Avram, lo scalare, napoletano ha parato Giona. Cerca la velocità adesso con Versano, Barani, lo scarico per Fanelli che si alza, il tiro, il palo, gol! Attenzione! 19-16, torna sul meno 3. Con Versano, mancano 9 minuti e mezzo. La sfida è infinita davvero, anche in gara 1 e gara 2, partite che sembravano di fatto chiuse, sono state rimesse in piedi dalle due formazioni, sono arrivati quei pareggi che hanno portato dritti qui fino a gara 3 in una palapalumbo gremito. Tiro di rigore conquistato da Salerno intanto, da Belotti, Avram il tiro tra le mani di della 20-16. Conduce sul 20-16 Salerno. Ganga si gioca rotondo il pallo. Duran, rotondo, poi rotondo ancora, il tiro e aveva segnato rotondo, attenzione, non c'è gol perché aveva tirato dopo il fischio. Laura Rotondo, 20-16, sempre in favore di Salerno. Ganga a liberare lo priore, il tiro, ha parato Brustner che fa buona guardia. 7 minuti e 50 da giocare ancora, 20-16, risultato in favore di Salerno. Col passare dei minuti diventa sempre più pesante e importante questo divario tra le due formazioni, naturalmente a favore delle KRS d'Italia. C'è il pallone perso adesso da Salerno, vediamo il lancio, lo priore si prende il tiro, ha parato ancora Prustner e ora accelera Salerno che non perde tempo. Prast, c'è fallo su Celia Prast di Ganga. 20-16, il time out di Giovanni Nasta per la panchina di Salerno. 20-16, rimangono da giocare 7 minuti e 4 secondi, gara 3 di finale scudetto Serie 1 femminile. Anche questo time out, questo minuto di pausa dove i due tecnici hanno approfittato per catechizzare
le proprie giocatrici, ultimi 7 minuti, c'è in palio un campionato, c'è in palio lo scudetto della 1 femminile e ora c'è più vicina Salerno che vince 20-16. Col passare dei secondi, abbiamo detto, è un vantaggio che rimane importante, quello delle salernitane. E Tacchi, sua finta, e Tacchi poi prova a liberare Viliokova, il taglio di Napoletano, e Tacchi il tiro, la traversa, il pallone che finisce fuori, lo riconquista Conversano. Marani, rotondo, Duran va uno contro uno, Duran scarica molto bene per Oliveri, la traversa però di Oliveri, due legni da una parte e dall'altra. Minuto di gioco, 20 Salerno, 16 Conversano. Prast, Viliukova, il tiro e il gol, attenzione, importantissima la rete di Viliukova, 21 a 16 in favore di Salerno. Attacca Conversano, ha parato Prustner, il contropiede. Vediamo Pavlik se tiene in campo il pallone, ce la fa e si conquista questo fallo importante, 21 a 16. P5, Salerno, ultimi 5 minuti. Prast, Napoletano, lo sfondamento in attacco fischiato a Napoletano, allora Barani, Ganga, Oliveri dai 6 metri, non sbaglia Lord Oliveri, 21 a 17. Riparte Salerno in attacco, 21 a 17, 4 minuti e 50 secondi da giocare ancora. Pavlik, e Tacchi si alza, lei finisce fuori il suo tiro. Attenzione, il tentativo di Barani, poi Fanelli tiene in campo il pallone, rotondo Oliveri, il tiro, 7 metri conquistati da Lord Oliveri. Fermato il tempo, sostituzione tra i pali per Salerno, entra Iacovello. Andrà a concludere la solita Arasai Duran. E il palo di Duran, il palo di Duran. Ed era un tiro importante questo. Ha sbagliato Duran. 21 a 17, ultimi 4 minuti. Conduce sempre Salerno che attacca, Viliukova passata a difendere in 5-1 con Versano, con Ganga come centroavanti nel tentativo di recuperare qualche pallone importante. Belotti, il fallo di Ganga, sempre 21 a 17. 3 minuti e 32, passivo per Salerno che deve tirare, e Tacchi toccato dal muro, tiro d'angolo, palla che resta però nelle mani della formazione salernitana. Pavlik, e Tacchi è sempre passivo, perde il pallone Salerno, lo riconquista invece con Versano, Ganga che cerca la velocità, Ganga scarica per Rotondo, il tiro ha parato ancora Prustner, ma c'era stato il fischio, dunque fallo, 9 metri, 2 minuti e 50 da giocare, 21 a 17 ancora in favore di Salerno. Rotondo prova la penetrazione, Rotondo, Panelli, Marani, non c'è fallo, perde il pallone con grande calma
Salerno che conduce 21-17, 2 minuti e 19 secondi ancora. Coppola, c'è fallo su Coppola che resta a terra. Scudetto 2013-2014 della Serie 1 femminile. Viniukova, Belotti, Ettachi, Viniukova, Ettachi, c'è Salerno avanti, Belotti, vediamo Barani che non ci arriva. Si alza il braccio del passivo, deve tirare Salerno, il pallone è ancora perso ma è rimasto lì e c'è fallo. No, c'è stata un'invasione, il pallone che torna a Conversano. Il tiro di Favelli che segna. Ha segnato Favelli, attenzione, un minuto e mezzo alla fine. Un minuto e mezzo alla fine, 21-18, in favore di Salerno. 21-18, un minuto e mezzo da giocare. Salerno in vantaggio. In attacco ancora Salerno, Viniukova, Belotti e Tachi. È il time out chiamato da Giovanni Nasta, che ovviamente vuole giocarsi al meglio l'attacco del possibile più 4 a 1 minuto e 10 dalla fine, 21-18. Riprende a giocare, lo ripetiamo, 21 Salerno 18. Conversano tutto in piedi, il pubblico della Palapalumbo. Abbiamo perso la visuale perché si è alzato tutto in piedi il pubblico. Il gol di Rotondo. È tutto in piedi il pubblico del Palapalumbo, 21-19, ultimi 27 secondi. Cerchiamo di raccontarvi quanto vediamo. Il gol di Viniukova, 22-19, 17 secondi, Conversano dall'altra parte. Oliveri, gol, 22-20. 22-20, 8 secondi, 5 secondi, 22-20, è finita, la Iovi Salerno è campione d'Italia 2013-2014 per la quarta volta nella sua storia, la Iovi Salerno è campione d'Italia.
festeggiamenti qui al Palapalumbo. Battuto 22-20 il Conversano, la Ioni Salerno è campione d'Italia. È tutto qui dal Palapalumbo, grazie per averci seguito. Naturalmente appuntamento su pgh.it con il past gara e nei prossimi giorni con le finali nazionali giovanili. Lo ripetiamo, Ioni Salerno campione d'Italia 2013-2014, grazie per averci seguito e buona serata.